Olè! Ci risiamo, siamo di nuovo qua. Vediamo se funziona tutto. Questo funziona, l'acqua can funziona, la palette non funziona, ma non importa. Bene, bene, dai, ce l'abbiamo fatta, ho risolto i problemi. Adesso possiamo partire a bomba. Qua devo abbassare. Abbassa, abbassa. Ti prego. Ok, perfetto. Tra l'altro sto provando una cosa nuova. Ho la musica in cuffia direttamente da OBS. Quindi dovrei sentire anche un po' meglio i volumi come sono rispetto alla live. Un po' di succhino e cominciamo. Allora, la prima cosa che facciamo è qua, eccola qua. Siccome è parte dello stesso esercito di elfi che ho fatto finora, la basetta sarà similare alle altre che ho già fatto. Qua non riesco a vedere una cosa. Vabbè, chi se ne frega. Quindi la terra che usiamo è la stessa degli altri. Ed è questa qua, la sabbietta GV. Attacchiamo col classico Vinavil. Vinavil. Vinavilone. Vista un po' di acqua. Però adesso io quasi quasi faccio così. Spalmo una wifra di vinavil ovunque e uso sia questa sabbietta qua, che è quella sua solita, però voglio anche dare un pochino di varietà e di freschezza, visto che è un pezzo un po' più importante degli altri. Intanto c'ho la colla a caldo che mi sta facendo il devasto. E quindi voglio usare anche un po' di elementi proprio di terra vera, roba, pezzi di corteccia, che vedete poi c'è un fondo di terra proprio che dà un pochino più di realismo. Il problema di questi elementi qua è che vanno dopo inondati di colla ciano acrilica, di quella super fluida, quella super liquida, perché così poi vengono plastificati fondamentalmente e va bene per un effetto modellistico. Se non esagero non ce n'è bisogno. Poi metteremo comunque rametti, altri elementi vegetali e ci sarà da dipingere il muretto. Sto valutando se avrò tempo di fare qua dietro un qualcosa tipo un banner, anche semplice insomma, per dargli poi uno sfondo, una specie di sfondo, un banner, una roba così. Boh, si vedrà, vediamo, quello lo vediamo magari la prossima volta nella studio un attimo. Tanto acqua, vinavil e fantasia, letteralmente, raga. Come dicevo, oggi musica agitata che mi tiene su perché sono stanchissimo e la giornata è ancora molto lunga. Come si vede dal widget è Tristan, il widget qui, live di Tristan del 2018 Ozora. Tristan è uno dei DJ più famosi di Full On fondamentalmente. Per certi amanti dell'upside questa è musicaccia, roba commerciale, però è divertente, bella di giorno, la bella di giorno, come la bella di notte, è divertente, buona di giorno da ascoltare, ti fai delle gran ballate divertenti con la gente con questa musica qua, con questo mood qua. Questo è il droppone. Woo! Molto saltellosa sta musica qua. Da saltare, presi bene, divertirsi. Tristan è uno grosso, cioè è uno che dei top, come dire Metallica, che ne so, no?
Credo che sia il suo stesso producer, cioè credo che la roba sia sua, anzi non ne sono praticamente certo. Che drop. Mettiamo la terra, o comunque la sabbia, il sostituto della terra, sulle superfici orizzontali. Proprio come se queste fossero delle, come si dice, delle scalette di roccia, insomma, delle terrazze, ecco, delle terrazze di roccia su cui poi si deposita per effetto della pioggia e tutto quanto, la terra su cui poi cresce la roba. Le piante e tutto quanto. Oh, ci sta di brutto Tristan, raga. Ah, dicevo prima, poi prima di avere tutti i problemi tecnici, parlavo di chi, perché dovete sapere, chi sta guardando il VOD sappia che ho iniziato prima, poi ho avuto un po' di problemi, ho staccato e cancellato il VOD e adesso ho ripreso in medias res, molto diretto. Spesso in queste live parliamo di musica che poi non è riscontrabile nel VOD, questo perché se ascoltiamo musica che poi non può essere lasciata in registrazione per problemi di copyright, no? Nel VOD sentirete quasi certamente le musiche di un mio caro amico, Green1GLS, che viene ogni tanto sul canale con il nick di Il Verde. E quindi, insomma, non sono pazzo che mi sentite parlare di roba e poi non c'è quella roba. C'è questo problema, semplicemente questo problema qua di copyright. E quindi ci ascoltiamo della musica diversa. Tanta roba. Allora, in teoria questo lavoro sarebbe stato meglio farlo alla fine dell'ultima sessione di pittura che ho fatto, perché così si asciugava il vinavil e ciò che c'era sopra, la sabbia e la terra, prima, cioè si asciugava durante il periodo in cui non stavo dipingendo, mentre invece farla inizio sessione è un errore tattico, è un errore tecnico-tattico, perché avrò più difficoltà adesso, però vabbè, se uso il tempo per attaccarci le piantine, comunque ci sta, in qualche modo ce la caviamo. Io normalmente non streamo il sabato perché non c'è un cane, però devo affrettarmi col finire questa commissione qua. Amarrata. Ha fregato. Ciao Umbertone. Va piuttosto bene, direi. Ho avuto un po' di problemi prima tecnici, per cui ho proprio startato la live e l'ho interrotta perché ho avuto casini con le telecamere, però ho ripreso quasi tutto, sento anche la mia voce dentro il microfono, cioè dentro nel ritorno del microfono in cuffia, quindi bene,
non sono come blind come l'altra volta, cioè sono ancora un po' blind dall'occhio, però non sono auricolarmente blind come l'altra volta, quindi riesco a non gridare, a non sgolarmi. E oggi siamo con musica molto meno chill del solito, ma energica. È Tristan, DJ Tristan, c'è sopra qua nella widgets, perché sono molto stanco e ho bisogno di qualcosa che mi tiene su. Ah, sono contento che piaccia. Questa è full on, è full onona proprio, è roba molto divertente da giorno, da saltellare, ballare tutti insieme, presi bene. Tristan è uno grosso nell'ambiente, è l'equivalente dei Metallica, diciamo, cioè forse dei Metallica no, però insomma è uno dei grandi nomi. L'occhio va meglio, meglio, cioè mi sembra che sia in miglioramento, comunque non ci vedo al 100%, però vabbè, dai, farò visite, la gestirò, non sono enormemente preoccupato, ecco, mettiamola così. Grazie. Lo spero anch'io. Oggi facciamo la basetta qua. In realtà sarà probabilmente una live un po' più musicale del solito, cioè parlo un po' meno perché sono molto stanco, però mi sembra la musica adatta per fare una mezza live di DJ set, diciamo. Ma è comunque una sbatta, sì, esatto. Cioè, sai, comunque non è bello, uno sta tranquillo, però non è bello subire un trauma all'occhio e pensare adesso non ci vedo più, speriamo che fra un po' ci vedrò meglio di nuovo, e stica, cioè. Però vabbè, dai, inutile preoccuparsi nella vita. Tu come stai? Non lo chiedo mai io in live e non mi piace tanto quando mi viene chiesto. Senza sbattimento, ovviamente, cioè non, senza giudizio verso chi lo fa, anzi è una cosa carina, però per non far sentire costretto, diciamo, lo spettatore a dover interagire per forza. Magari ogni tanto entro, mi chiedo come va e quindi, diciamo, non è mia, senza ovviamente giudizio per nessuno che lo fa, però non è mia abitudine. E invece l'ho appena fatto perché sono caotico. C'è un lock in fortissimo alla partita di basket, devastante, mi dispiace tanto. Brutta storia, anche perché le dita sono sporche. Io che default mi ha detto, ma ci sta, ma ci sta, ma infatti assolutamente zero giudizio. E beh, relaxone del sabato. Io, come dicevo, non so se c'eri già, lo stavo dicendo proprio pochi secondi fa. In genere non stream al sabato perché c'è poca gente e quindi c'è poca interazione e tutto quanto. Però ho abbastanza pressa di finire sta commissione qua, devo farlo abbastanza in fretta, e visto che oggi avevo tempo ci sta. Cioè, non ho tantissimo tempo perché poi stasera devo fare delle cose, cioè devo, c'è un compleanno. Però son contento. Poi sai, non ho streamato per un po' perché avevo problemi, adesso che mi sento invece bene a farlo e bene a approfittarne. Molto divertente sta musica. Sì, sì, anche secondo me lavora a buon punto. Secondo me, finita adesso la basetta, avremo un quadro più completo. Manca sicuramente la spada, finire un po' il volto e gli occhi anche del cavallo, finire anche un po' il muso del cavallo, fare un po' la criniera, meglio, e un po' di ghirigori, di freehand in giro, ghirigori ad arricchire. Poi secondo me siamo a posto. Se oggi riesco a finire bene la basetta, con anche tutta la materia vegetale, cioè diciamo i ramettini, quel tipo di arricchimento lì, siamo abbastanza a cavallo. Siamo a cavallo! Anche lui è a cavallo. Ok, mi sparo. Scusate. Scusate un attimo, vado a finirmi. Prima che mi finiate voi.
canzone. Super drop. E nella fullone è tipico avere questi drop qua, che è molto festaiola come musica, è molto ballereccia, mentre stili un po' più aggressivi sono più uniformi o hanno dei drop anche quelli più aggressivi. Invece questi sono proprio divertenti, che ti guardi un po' intorno, incroci lo sguardo con quelli che stanno ballando con te, poi sboom, si riparte a saltellare. Non so se ho fatto davvero bene a mettere quella terra lì. Tra l'altro mi scombina un po' il colore, però vabbè, adesso vediamo. È vero che è più varia, dà un po' più di varietà, però forse non ce n'era bisogno e l'effetto di scombinamento del colore è un po' più grave. Però vabbè. Di bingo. Dance Streamlabs con la sua classica ironia. Anche Streamlabs se la danza, ma poi se la danza no, cioè è ridicola sta cosa. Allora danzo io. Momento un po' deep. C'è una cosa pericolosissima, lo mettiamo al contrario. Va bene. Allora, mentre si asciuga il vinavil, possiamo fare varie cose. E ne farò una, cioè possiamo, abbiamo ancora da montare, diciamo da applicare un sacco di materia vegetale. Metteremo dei muschi come questi, questi sono muschi veri, vero muschio seccato, perfetto. Cioè a me piace molto usare nelle basette sceniche elementi vegetali reali, perché sono un'ottima simulazione degli elementi vegetali, essendo elementi vegetali sono già in scala, cioè non sono in scala ma possono replicare delle cose in scala, sono molto dettagliati e sono facili da usare a costo zero. Beh, è anche divertente tutto sommato andarseli a cercare, no? La base la dipingi un po' tipo il muretto con l'oggetto a terra? Ah, assolutamente sì. Infatti adesso abbiamo due vie. O applicare tutta la materietta vegetale o iniziare a dipingere. Inizierei a dipingere le cose che non sono terra. Anche la terra andrà dipinta, solo che in questo momento non la posso dipingere perché il vinavil è ancora fresco e quindi faccio casino. Andiamo a dipingere muretto e rocce, in modo che non abbiamo robe che ci rompono le palle qua e che mi impediscono di raggiungere facilmente le cose che devo dipingere effettivamente. Quindi facciamo le rocce e il muretto. Il muschio usano molto il presepe, no, ma alla fine il principio è quello. Poi ci sono, l'arte del presepe a volte è devastante. Quindi vai, andiamo a dipingere la roccia. Potrei usare questo come al solito. Non so se farla, potrei farla, no, la faccio scura, sapete? Faccio una roccia un po' scura. Sì. E poi la dry brush, sì. Quindi parto da un colore bello scuro. Ma addirittura forse potrei farla addirittura nera. Potrei farla addirittura una roccia di base nera e poi andare sui grigi. Sì, dai. Sì. Sì, dai. Ho risolto gli altri problemi, anche per fortuna sento di nuovo la mia voce in cuffia, fondamentale, lo dicevo poco fa.
ho visto che non va più la palette cam. Vabbè, risolverò anche quel problema prossima volta. Però comunque è allucinante. Ieri sono andato a prendere dei pezzi da un mio amico che mi procura spesso commissioni, da sempre in realtà, sono 10 anni che mi procura commissioni, ed è peraltro anche uno streamer. C'è sempre qua a rotazione qualcosa che non va, in matematica è allucinante, cioè voi soffro proprio. Streamlabs, no, non uso Streamlabs, OBS vuole vedermi morire di crepacuore. Anche lui è uno streamer molto più bravo e solido di me, si chiama Zantrulla, vi consiglio anche di andare a trovarlo. Potrei fargli lo shout. Esatto. È uno streamer quasi da partner. Quando streamava di recente New World faceva anche più di 100 di spettatori di media, cioè è uno streamer da tanto tempo, è un mio caro amico, ci conosciamo da tantissimi anni. E anche lui ha confermato che c'è sempre un problema, anche quando aggiorni OBS c'è sempre un problema. Ho beccato perché mi ha passato una commissione nuova di pezzi fighissimi, ve li faccio vedere un attimo. Sono, ecco qua, è una banda di Necromunda, che è un gioco skirmish nell'ambiente ambientato in Warhammer 40.000, cioè nell'universo di Warhammer 40.000. Questi qua sono delle specie di grossi punk di Kenshiro, diciamo. E adesso vabbè, ci ho fatto solo il pre-shading iniziale. Sono dettagliatissime, fighissime, cioè allucinanti quanto sono belle e dettagliate. Cioè guardate, non vedo l'ora di dipingerle queste. Non credo di poterle fare in live perché c'è un po' fretta, cioè il cliente ha un po' fretta e ci sta, ci deve giocare. Dettagliatissime, precise, pulite, cioè veramente una figata. Questo qua col sigaro in bocca. Questa è veramente una di quelle commissioni che... Ma sai, sarà un lavorone, sì, però è peggio quello che sto facendo adesso, è un lavoro più sbatti, perché pezzi così precisi, è vero che hanno tanti dettagli, però essendo così precisi sono più facili da dipingere, si dipingono più velocemente e più facilmente. Tengono meglio il colore, ti danno meno pensieri, sono scolpite meglio, quindi anche la pittura fluisce mentalmente in maniera più naturale, diciamo. Sai più in fretta e più naturalmente cosa devi andare a fare, cosa stai per fare. La famosa curva della luce di cui ho postato la clip anche nelle storie di Instagram per fare un po' il pirla, però è vera quella cosa della curva della luce. Il pezzo scolpito bene si dipinge da solo, come si suol dire. Il pezzo scolpito male ti dà più pensieri, devi interpretarlo ed è più difficile l'interpretazione. E oltretutto, quando le forme del pezzo sono belle, diciamo, accolgono meglio tecniche più rapide, mettiamola così. Tecniche che danno effetti migliori più velocemente, perché sfruttano non la pennellata in sé ma anche la tridimensionalità del pezzo. E se la tridimensionalità del pezzo è figa ed è precisa, si risparmia tempo. Poi è chiaro che devi andare a prendere tutti i dettaglini, ma c'è anche un aspetto psicologico in questo. Quando il pezzo si dipinge da solo, sei anche più scimmiato, cioè sei più portato a... ti diverti di più, e quindi hai più energia, e quindi vai più velocemente, perché ti sta gustando di più quello che stai facendo, c'è meno la struggle dell'artista che non ha il risultato in mano, ecco. Esatto, se è bello lo fai più volentieri. Più volentieri, più rapidamente, più scimmiato, ti vengono magari più idee anche, cioè sei più libero, invece di lottare contro la materia sia del colore che del pezzo, sei più libero di inventare, di dedicare quelle risorse mentali
a far qualcosa di figo, di innovativo, ad avere delle belle idee, piuttosto che a raggiungere un risultato, non dico base, ma standard, con più difficoltà. Ovviamente non sarà nera la roccia, ma adesso poi andrò con i grigi. Qui c'è ancora il vinavil, il tutto, no? Qua, lì devo coprire di terra, perché sennò mi impesto il pennello. Ecco qua. C'era il vile vinavilo. Il vile vinavilo. Il vile Ezio Greggio. Scritto Graeggio. È una pagina di Facebook di quelle stupide. Unsurprisingly. Per esempio, più di un pezzo di quelli lì che vi ho fatto vedere adesso, dei Goliath di Necromunda, ha il sigaro in bocca, e gli farò il sigaro acceso, cioè gli farò la lucettina. Pensa che alcuni, state che figata, alcuni per fare l'effetto della brace, diciamo, accesa della sigaretta, del sigaro, lo fanno con l'oro, col pigmento oro, perché brilla. Sono trucchi proprio da artista quelli. Infatti questa cosa qui, se non sbaglio, per chi dovesse magari ascoltare dell'ambiente, è un trick di Ben che mi hanno raccontato da Ben Comets, che fa Ben Comets. Faceva 10 anni fa, però magari lo fa ancora. Ben Comets è uno dei pittori famosi dell'ambiente. Bravissimo. Bellissima persona, peraltro. Ci ho parlato poco io personalmente, però tanti amici che ci hanno parlato, che l'hanno conosciuto, che sono anche andati a trovarlo in Germania. Sto pensando anche come fare il muretto. Di che colore? Se il classico color mattone o se farlo intonacato. Ma faccio prima il resto e poi decido. Anche gli zoccoli mancano, che stanno bene anche bianchi, però bianchi bianchi puro non va bene. Le zocche, no. No. Mamma mia, che stop and go. Zdagadagadan. Figo. È veramente un peccato che sta roba non possa rimanere nel VOD. Produrrò la mia psytrance apposta
per poterlo tenere nel VOD. Potrei anche farlo. In realtà parlavo ieri con uno degli organizzatori di una delle feste qua di zona, che si chiama Vi fate nei Bush. E sono loro amico, li ho sostenuti anche nel comprare il terreno in cui si fa la festa, che prima era privato di altri, adesso è privato nostro tra virgolette, loro in realtà, però insomma io mi considero un busher. E mi ha chiesto se oltre a fare Twitch eccetera suono anche, faccio il DJ o il producer. Gli ho detto di no, ma che mi piace, è un sogno nel cassetto che ho in realtà, non ho ancora avuto occasione, ma è da tanto che vorrei comprarmi la console e cominciare a smanettare un po' con la musica elettronica. Ho fatto un po' di produzione elettronica con, sempre con mio amico Green One GLS, il verde, di cui parlo ogni tanto perché le musiche del VOD sono sempre le sue, e ho fatto e mi ero divertito. Non sono, bisogna fare molta pratica coi programmi di produzione musicale, i DAV, Digital Audio Workstation. Io ho sempre usato Fruity Loops, cioè FL Studio, cioè quello che era Fruity Loops adesso si chiama FL Studio. In realtà vorrei imparare Ableton Live, che a quanto pare per i producer è migliore. Poi vabbè, tanti usano Logic, se non sbaglio si chiama quello della Apple, o è Pro Tools, non mi ricordo, però vabbè, Ableton dovrebbe essere la soluzione migliore, e anche senza console, senza comprare fisicamente la console, cioè sono cose diverse. Per la produzione va sicuramente bene Ableton, per fare un po' di DJing ci vorrebbe la console, ma lo puoi fare anche col portatile, insomma entrare un po' in sto mondo. Per ora non ho tempo, troppe cose nella mia vita, però mi piacerebbe. E mi piacerebbe suonare in realtà da un tempo cosmica spaziale, che è quella che ascoltiamo di solito qua sul canale, roba un po' più lenta, più scillosa, più profonda e viaggiosa, e con suoni e tematiche spaziali, insomma, cioè tematiche no, perché non c'è il testo, se non degli excerpt spesso anche un po' ridicoli da film di fantascienza o new ageate pesanti. Allora, lasciamo che si asciughi, intanto facciamo la testa del leone, che invece parte da una base più chiara. Buono. Testa del leone intendo questa statua qui sotto, che come vedete è una testa di leone. Three, four. Bella sta traccia. È anche particolarmente poco complessa questa per essere Psy. Non ci sono tantissimi layer di suono. I suoni sono ben definiti.
parlato sul drop. E non si fa. Cioè, ha un che di vagamente old school, perché ha un pochino di melodia. Vedrete comunque come si trasforma, tutta sta roba. Adesso è oscenamente inguardabile, ma vedrete. Abbiate fede. O anche Franco. Fede. Kill me now. Cosa vi dico? Adesso faccio un passaggino col phone, cioè con la pistola a caldo, la heat gun, perché voglio che si asciughi il vinavil un po' in fretta e voglio sia il vinavil che il nero. Adesso devo fare dry brush di un colore più chiaro, di un grigio più chiaro sul nero per l'effetto roccia. E poi voglio al più presto integrarlo con i lavaggi ad olio che devo fare sulla terra. Per dare omogeneità. Bella questa anche. Questa sì è cerebrale. Ha tutti gli svarioni psichedelici. Un po' di dry brush. Direi con questo deck 10.
questa musica ha un sacco di energia. Ho fatto bene a metterla, visto che sono stanco morto. La classica thumb palette. Thumb palette is best palette. North Korea is best Korea. Più o meno. Not exactly. Là. Ciao Penny! Grande! Grazie per essere qua! Buonasera anche a te! Oggi live diversa dal solito, perché è sabato, e io di solito al sabato non streammo. Però ho fretta, devo finire assolutamente questo pezzo il prima possibile. E siccome lo sto portando tutto in live, sta venendo proprio figo, grazie! Beh, adesso abbi fede, come dire, perché la basetta è agli stadi molto iniziali, e quindi fa schifo. Ma alla fine di questa live sarà figa. Io ti urco più o meno mentre lavoro. Un po', ci sta. Anch'io stasera streamerò perché ho da recuperare ore. Ah, tu hai le ore imposte da Twitch? Non lo so. Io no, sono mega stanco, infatti ho messo anche musica diversa dal solito e sono un po' meno chiacchierone del solito. Perché... un po' perché è sabato e quindi c'è meno gente e ci sta, un po' perché sono molto stanco e, e quindi mi sono messo sta musica energosa, energetica, per tirarmi un po' su e anche per farvela ascoltare un po'. Poi dopo devo uscire, ho un compleanno e devo starci dentro. No, ho perso 2 giorni che di solito faccio, allora magari si fa. Sì, ci sta. Io non, in questo periodo non riesco assolutamente ad essere regolare con le streaming, ma ci sta, insomma, la prendo molto come un divertimento, quindi se riesco bene, se non riesco fa niente, almeno per ora. Poi probabilmente nel giro di qualche mese, magari un po' di mesi, entro la fine dell'anno, che ne so, la mia situazione sarà un pochino diversa e allora sarò anche più regolare. Grazie comunque del lurchino, come sempre. Apprezzo moltissimo io i lurkins. I lurchini. Che figa. Devo ancora fare anch'io, devo fare ancora le emote, devo fare un sacco di roba. Ho avuto ovviamente un botto di problemi tecnici, infatti questa live è iniziata 2 volte. Ho fatto la prima tranche, c'era tra l'altro un ragazzo che passa spesso, Just Lori, che oltretutto è proprio interessato alla pittura delle miniature. Mi spiace che gli ho dovuto staccare la live in faccia, ma non funzionava le telecamere. Preferisco i 20 agli 1. Cioè, oddio, dipende da che tiro si fa.
Perché devi sapere, forse lo sai, forse te l'ho detto, che io gioco a Advanced Dungeons and Dragons. Quindi il regolamento alla seconda edizione, un misto tra la prima e la seconda edizione. Ed è un sistema veramente arcaico e stupido, però col tutto il suo fascino vintage, per cui alcuni tiri è importante che fai alto, alcuni tiri è importante che fai basso, cioè robe senza senso. La classe armatura che parte da 10 e finisce a meno 10, che dici, ma perché? Perché non vi siete inventati? Cioè, come ha fatto a vincere quando avete buttato giù le idee una roba del genere? Non si sa. Però ha tutto il fascino nostalgia di chi l'ha vissuto da bambino, no? E quindi in realtà anche gli uni possono andare bene. Tipo, se devo fare una prova di intelligenza o di carisma, l'uno è un successissimo. E ci sta. Se è un tiro per colpire, è il fumble. E ti cade la spada sul naso. Se tendi l'arco, bang, ti finisce sul naso come nei cartoni. La musica è in svarione totale. Vediamo dove va a parare. Che cambio, signori. Cambiato anche tonalità. Ciao Depeche, grande, grazie per essere qua. Si dice oggi live estemporanea, live non prevista, perché io di solito non streamo il sabato. Però siamo qua, non chilliamo, di solito direi siamo qua, chilliamo, dipingiamo. Oggi no, bisogno di energia. Quindi non si chilla, ma si balla. Oggi si balla un bel po'. E intanto si fa la basetta di questo amico tizio. Non temete, attualmente è una merda. Ma sarà figa alla fine. Vedrete. Dobbiamo ancora arricchirla molto di tutti gli elementi vegetali. Super grazie per essere qua, Depeche. Depeche. Andate a seguire il mio amico Depeche, la mia amica Beth Penny e il mio amico Umberto Pessa. Umberto Towns. Potete cliccare sui loro nomi e andare nei loro rispettivi canali. Nice. È incredibile come la musica ti possa cambiare il mood anche proprio all'interno della live. Ciao Lorid! Lorid One! Che belle emote che hai, vediamo da dove vengono. Milchia Coffee. Non so chi è. Milchia, sì, Milchia 4. Molto fighe, cosa sono? Dei cagnolini? Sì, cagnolini. Benvenuto. Direi accomodati e chilla, ma oggi è accomodati e balla. Oggi sono un po' meno loquace del solito. Quello è un culo, è chiaramente un culo. Pesche, no, è una pesca. Chi è Kiwitz? Non lo so, dopo cerco di andare a vedere. Culetto che balla, ci sta. Quella è tua e lo so. Mi fa venire un sacco voglia di fare anch'io le mie emote. Se qualcuno mi regala un po' di tempo. Cioè che poi spesso è tempo mentale, perché magari fisicamente il tempo uno ce l'ha anche, solo che è stanco, è devastato, ha pensieri, altre cose da curare, eccetera, quindi magari arriva di sera che un po' di Milky Art, poi me lo guardo. Cosa, che tipo di art è? Digitale? Analogica? Miniature magari? Sempre rilassante. Ti ringrazio. Oggi in realtà, allora, ovviamente apprezzo tantissimo il complimento, perché comunque vuol dire che, digitale, vuol dire che state apprezzando.
e questo mi fa molto piacere. In realtà non voleva essere tanto rilassante oggi quanto più energica, no? Perché appunto son molto stanco e avevo bisogno di della bomba. È una game artist, figata. Aspetta che magari metto il follow. Questa, diciamo, è come se fosse l'heavy metal della Psy. È il genere base, tra virgolette, senza nessun giudizio. È il genere più facile, più balleroso, quindi per tutte le orecchie, diciamo. Musica molto divertente da ballare effettivamente agli eventi. Questo è un grande DJ, Tristan è uno dei più famosi. Piglia bene. La trance è una figata per lavorare perché non si chiama trance a caso. Trance proprio nel senso è psytrance questa. Questa di specifico è full on del genere psytrance, cioè il macro genere come se fosse il metal è la psytrance. Il genere più specifico è full on, che vuol dire che ha un certo numero di BPM, come senti non è né troppo veloce né troppo lenta. Non è una roba molto tirata, non è neanche una roba super chillosa che è lenta, full on. E la full on è caratterizzata anche da suoni abbastanza luminosi, non troppo scuri. Sembra quasi hardcore. Beh, l'hardcore è molto più spinta, ha i bassi più spinti, è più veloce, è più pestona, no? Invece questa è, allora, se la senti dal vivo è devastante, nel senso che negli impianti seri ti senti la cassa nel petto, il basso ti solleva da terra in un certo senso, ti spinge proprio a ballare. Cioè questo genere di musica elettronica ha un effetto molto diverso se la si sente a casa in cuffia o se la si sente con un impianto da festival. Tira fuori proprio un'energia diversa, però è molto godibile anche così, infatti l'ho messa. Questo è il genere, diciamo, divertente. Ci sono generi molto più oscuri o generi molto più chillosi o generi anche molto più veloci e matti. Se vi mettessi della high tech, il genere non è il più veloce, però diciamo che è il più veloce di quelli ancora che hanno un senso. Si chiama high tech ed è musica molto più matta. A me non piace l'high tech, è troppo veloce. Arrivo fino alla dark, che è molto veloce senza essere eccessiva e ha suoni molto scuri. Che cambio? Non volevo scriverti il nome del canale nella chat, elimina pure, mi sono sbagliato. In che senso? Milky Art? Se per me fai pure, non è assolutamente un problema. Anche perché in realtà io non so fare il mod. Il nome del canale del mod, oh, per me è zero problemi. Non ti preoccupare. Anche perché appunto io non so fare il mod, quindi non so come fare a cancellare il messaggio. Ma tanto non è scritto niente di particolare. Che idea avevi per il mod? Di particolarmente. Insomma, non è scritto niente che mi dà fastidio, quindi vai tranquillo. Allora, io avevo un'idea specifica. Alcune idee specifiche. La prima che mi era venuta in mente sarebbe una versione di me, la mia faccia fatta, disegnata, insomma, dentro un'armatura Terminator di Warhammer 40.000, presa un po' di profilo, che spara con un aerografo. Che altro per una questione di rispetto, dici nei miei confronti, che non è bello spammare i canali degli altri, queste cose qua? A me, io non c'ho problemi.
veramente, guarda, non mi hai assolutamente né offeso, zerissimo problemi. Non la ritengo una cosa che non è rispettosa nei miei confronti. Tranquillissimo, proprio, tranquillissimo. E niente, che spara con l'aerografo, no? E poi magari anche i getti dell'aerografo. Sì, no, tranquillo, Lorin, non ti preoccupare assolutamente. Super scialla. E con anche i getti d'aria, sai, no, che ci sono ogni tanto, non so, c'è la Hamekameha, c'è questo genere di emote che puoi mettere in fila e fare la spruzzata. E voglio fare la spruzzata di con l'aerografo come bazooka, no? Tipo arma pesante sulla spalla che spara l'aerografata. Poi avevo in mente qualche scritta, tipo si vede, perché chiedo sempre si vede. Chiedo a me stesso, siccome ogni tanto mi metto a dipingere mi dimentico dove sono con l'inquadratura e chiedo a me stesso si vede. E mi è stato chiesto da una sub, cioè insomma ho promesso a una sub che lo facevo e quindi dovrei farlo. E poi siccome qua si balla comunque spesso e c'è il tema dell'acquario con i crostacetti, volevo fare un come si chiama, shrimp in italiano, un gamberettino che salta via da una parte all'altra, sai, quelle emote che saltano fuori dal riquadro delle emote e poi con il loop tornano dall'altra parte e sembra che volano nell'altra emote, se ne metti più di una. Sì, la mascottina, il mio shrimpino blu, che salta da una parte all'altra e intanto balla. Così anche se uno va in certi canali dove fanno DJ set e quelle robe lì, può ballare col mio shrimpino. Quindi non sarebbero singolarmente tematiche, ma con temi vari. Ci tengo però a farle belle. Cioè, allora, io non so disegnare, quindi il problema fondamentale è quello lì. Però vorrei farle. Dovrei avere uno slot animato. Non mi ricordo esattamente dove si guarda. Vediamo. Viewer rewards, direi. Emotes, sì. Animated emotes 0 di 5. Beh, buono. Cioè, ne posso mettere 5, veramente. Standard emotes 1 di 45. Sì, o posso sentire qualcuno, effettivamente, che mi dia una mano. Ho 5 slot. Buono, dai, 5 slot animate è buono. Però le vorrei, ecco, dicevo, le vorrei fare subito belle, insomma. 45 spazi, boh, qua mi dice così. Sono tanti? Ma poi magari sono quelle, sono lo spazio su... Non so, forse sono lo spazio sul server e poi ne posso elargire di meno. Non ho benissimo idea di come funziona. Ci saranno magari quelle diverse per i sub. Devono essere approvate, non assegnate. Non lo so. Però qui mi dice 1 di 45 di quelle standard e 0 di 5 di quelle animate. Open 5 slot. Ah, ok, però ci sono i tier. Open one. Animated. Ah, no, vedi. Ah, no, ok. Questo è nella My Collection. Sono i totali. Eh sì, sono i totali. Raga, non so bene come funziona. Invece dall'altra parte, subscriber emotes. Ok, ce ne ho 0 di 5 per il tier 1 di quelle standard e 0 di 1 animata. Poi per il tier 2 un'altra standard e per il tier 3 un'altra stanza. Tier o tier? Non lo so. Comunque 5 per i follower, 5 per 3 per i bit e 35 per i sub. Qui vedo così. Emote prefix caoso 11. Spero di poterlo cambiare perché caoso è veramente orribile. Unlock mission. Get 15 subscriber points. E per ora ne ho 4. Per avere più emote. Poi sotto quelle per 1000 bit, 5000 bit, 10000 bit. Eh sì, sono tutte robe che devo curare un po' nel tempo. No, comunque ok, cioè ci sta, non sono 45. Io non sono riuscito a cambiare il prefisso. E il tuo prefisso com'è? Aspetta che lo vado a vedere. Bad Pet, vediamo. Minchia, droppone la musica intanto.
Bad Pen 1. Vabbè, Bad Pen ci sta. E anche, anche, diciamo, nell'abbreviazione, penna cattiva, ci sta, ci sta. Io caoso, cioè caoso è una merda. Scusate il francese, ma caoso proprio. Tipo cavallo caoso. Sapete, no, il cavallo goloso dell'epoca. Forse sono troppo vecchio per parlare del cavallo goloso. Mi sa che ero alle... No, non ero all'elementare. Cavallo goloso mi sa che ero già al liceo. Cavallo goloso. Pubblicità culto, non mi ricordo di che caramella, di che alimento, di che alimento ricreativo. Cavallo goloso. E poi c'era la pubblicità successiva che era col delfino curioso. Fruttella, grande. Delfino curioso era la seconda. La prima, quella epica, quella che ha dettato gli standard. No, si è piantata la webcam. Dai. Problemi tecnici. Tra l'altro guardate il mio fermo immagine splendido. Oggi Chaos vi insegnerà, è diciamo il banner della rubrica educazionale, rubrica educativa che ho sorder. Oggi impareremo qualcosa. Chissà perché, me l'ha fatta anche ieri. Ieri non partiva proprio. Cioè rimaneva sempre. Ah beh, oh, mi tenete così, dai. Non ho tempo, oggi non posso. Parlavo con un mio amico streamer, appunto, lo dicevo prima, di ste robe qua. È allucinante. Quella della palette non c'è neanche. Sì, quella della palette proprio non l'ha presa. Quello, vabbè, era il problema di base che ho deciso di tenermi. Comunque non temete, adesso sembra ancora molto brutta la basetta, ma vedrete che verrà bella. Anzi, cerco anche di darmi una mossa. Strabelle rocce fatte così, ti ringrazio, ma in realtà si può fare molto di meglio, cioè saranno molto più belle alla fine. Mancano ancora dei passaggi fondamentali, per esempio col pigmento. Non riesco a vedermi così, è rimasto col ditino. Oh, porca miseria. E vabbè. Comunque grazie, grazie Umbe. Allora, devo trovare un pennello specifico che non è qua, mi devo girare, tanto non mi vedete. Il mio lungo pennello. Sì, si è frizzata come ieri. O l'altro, no, l'altro ieri era. È andata per un po' e adesso ha deciso che si è arresa. Non mi si chieda perché, peraltro, perché non ho capito quale problema. Probabilmente reinstallerò tutti i driver. Potrebbe essere quella la soluzione. Come è risolto? Io tieni conto che sto usando una EOS 1100D, cioè una fotocamera, cioè una fotocamera reflex in realtà, non è una webcam. Probabilmente anche per quello non è studiata per fare sto lavoro di rimanere sempre accese e streamare sul computer. Ah, tua mamma si è decisa a prenderti un PC. Ci sta. No, esatto, sono io fermissimo da parlo in ventriloquio. Andiamo a far così. Sto provando qualche soluzione, eh.
No, batteria no, perché il convertitore, il cam link con il convertitore, allora ha il coso della corrente continua, sì, l'ho comprato su Amazon. Ma poi devo dire, cioè, sono alla fine, sono, io streamo da inizio gennaio, no, da metà gennaio, vabbè, insomma, inizi, streamo da gennaio, quindi sono già 4 mesi, diciamo. Sì, no, non va con la batteria, anche perché non durava abbastanza, non durava sicuramente qualche ora. Poi c'è da dire che è di vecchia generazione, è del 2013, forse Natale 2012, una roba del genere, quindi non ha, per esempio, cioè, beh, è un po' carente dal punto di vista dei collegamenti. Il cam link, non so esattamente cos'è il cam link. Io ho un affare che si infila, che simula una batteria, ma dentro ha uno spinotto che poi va alla USB, fondamentalmente. E che eroga corrente continua. Mentre invece per il collegamento dati è una sua normale USB, ha una porta USB dentro e fa. Quindi diciamo che prende, cambia il segnale video. No, no, non ho un sistema del genere. Praticamente io devo fare un giro stupido, per cui apro una finestra, diciamo, allora c'è il suo programmino EOS, si può fare scatto live view e sarebbe la preview, io prendo la preview di quel programma, tant'è che se passo sopra un altro coso, adesso vedrete che mi appare una roba sulla faccia, ecco, perché praticamente sto catturando la finestra, sì, acquisisco la finestra perché ci sarebbe per la EOS il driver per trasformarlo in webcam, ma solo per Windows 10, io uso Windows 7 ancora, ho installato un Windows 10, ci ho smanettato un po' per renderlo più vecchio. Anche il mio Windows 7 in realtà replica Windows 2000, perché mi trovo bene in quell'ambiente grafico, diciamo. E boh, però aveva un po' troppi quirk moderni e io sono un vecchio reazionario maledetto e non ho avuto voglia. Meglio 7, vedi? Penso anch'io. Mi dà un po' fastidio Windows 10 perché è un po'... prende lui un po' troppe decisioni, vuole fare lui al posto mio. Io sono abituato ad avere un po' più il pieno controllo. Anche Windows 7 all'inizio. Adesso Windows 11 mi sento un altro pianeta, in un altro pianeta. Non credo che il mio computer lo regga perché ho una motherboard del 2009, quindi non so se avrei anche problemi hardware, è possibile. Però sono curioso, ti trovi bene quindi? Ti trovi bene con Windows 11? Io non l'ho mai neanche visto, cioè fate voi. È molto comodo? Uno degli aspetti di Windows 10 che mi piaceva meno, che mi è piaciuto meno, è che strizza molto l'occhio all'ambiente mobile. Vuole farti sembrare di essere un tablet, ok? Quindi si sblocca col pin e è un po' blindato, anche da quello che so anche i BIOS dei nuovi computer sono un po' blindati, è difficile entrarci dentro e smanettare, mentre io sono abituato a smanettare abbastanza sulle mie macchine. Spaziale, beh, immagino con PC nuovo tantissima roba. Sì, altra generazione proprio, ci sta. Mi piacerebbe vedere. Bisogna il bianco. No, il bianco, eccolo qua. Porca vacca, ne ho messo troppo, vabbè. Oh, devo dire che la musica mi sta veramente tenendo su. Sono scimmiatissimo. No, ho frizzato di nuovo. Raga, mi sa che c'è poco da fare. Guarda, sembro Ego, il critico di Ratatouille. Un pochino, ho un'espressione un po' egoica.
Pensa, il mio PC mi vede e si accende. Cosa? Perché la webcam che uso per lo stream è predisposta per Hello? Una cosa di meno che basta mi vede con il riconoscimento facciale si accende. E tu sei contenta di sta cosa? Io mi sentirei inquietato a livelli assurdi e lo toglierei immediatamente. Cioè, come si permette? Ti devo accendere? Cosa sono ste iniziative? È matto? Qua appunto magari sono io che sono reazionario e paranoico. Cioè, fate voi che a me dà fastidio la macchina quando suona perché non hai messo le cinture. Ma fatti gli affari tuoi, macchina. Sei tutto, mi devi portare in giro, non mi devi rompere le palle. Ha due password e un pin, ok. E poi vabbè, cioè, però boh, sta cosa che sta sempre accesa a riconoscere faccialmente la gente, stai spento computer. Per accendere il PC e spegnerlo da Alexa installando un'app, e infatti non ho Alexa. Sono un dinosauro, raga. Rendetevene conto, sono un lascito di tempi perduti. Sono come gli elfi della Terra di Mezzo, il mio tempo è passato. Allora, facciamo un po' di lavoro ad olio, va? Mi sembra arrivato il momento. Posso ancora accentuare un pochino? E poi anche ad aerografo. Sì? Anche se sono stessa Alexa non vedo cosa potrebbe servirmi. Boh, ma infatti, boh, poi ogni tanto quando gioco a D&D a casa del master, noi siamo lì che giochiamo, diciamo cose, lei Alexa o quello di Google, che non mi ricordo che sia. Non ho capito. Chi parla con te, zio? Chi t'ha interpellato? Vabbè, dai, facciamo un po' di lavoro ad olio. Non sempre compaiono due luci prima di conoscere la faccia, ok. Che strano. Vabbè, oh, poi in realtà aprendo la mente può essere anche una roba super figa. Faccio ancora un tentativo con la webcam. Esce quello che vuole, ordina le cose, no? Ti ritrovi col conto in rosso. No, il TTS attivo, gli hanno fatto leggere il messaggio. Alex ha risposto: ho ordinato l'oggetto richiesto. No. Anch'io credo di avere il TTS attivo con i bit. Io ogni tanto seguo Yukali, la seguivo spesso, poi in questo periodo ho dei tempi un po' diversi, quindi riesco meno. E lei ogni tanto parla con Alexa. E io che ascolto. Cosa si conta in rosso? Vabbè, io che ascolto con le casse, non con le cuffie. Cioè, io vabbè, non ho Alexa, però tanta gente come me. Lei ogni tanto parla con Alexa e accende la Alexa della gente. Allora, lavoro ad olio intanto, dai, sveglia Giulio. La guerra è finita. Qua. Hop, hop, hop. Cominciamo con degli spot di Burn Sienna, terra di Siena bruciata. Probabilmente tre tipi disperati per il conto rosso hanno fatto una rapina in un bar tabacchino a Taranto. Ui ai ai. Molto, molto old school come cosa. E si è fatto male qualcuno? Spero di no. Tu di Taranto sei, Annie? Si sono presi in cambio soldi. Tra l'altro non sembra, cioè, assolutamente senza passamontagna e pistole.
assolutamente senza la minima volontà di essere offensivo, ok? Non sembra, non hai un accento marcato, non so se è la gente di Taranto in generale che non ha un accento marcato o se sei tu. Non avrei detto, no? Cioè, mi ricordavo vagamente che eri, niente, la webcam decide proprio, allora la tengo nera, raga, che così, non lo so. Potrei fare questa cosa, la spengo, la riaccendo, mi metto in posa con una posa bella. Ho studiato un po' di zione. Si sente. Si sente perché assolutamente non hai un accento fortemente marcato, anzi, molto neutro. Oppure una mia amica che era raffreddata ha parlato con Alexa e gli ha risposto: come ti chiami? Non ti conosco. No, the feels. Right in the feels. Chi sei? Esci da casa mia. Uè, che drop. Proprio ho mischiato molti dialetti ed era veramente brutto il modo di parlare. Mischiati perché hai origini diverse, oltre a Taranto. Scusa se mi faccio gli affari tuoi. Taranto, Lecce, un po' di Sicilia, ok. Come al solito, raga, io sono un chiacchierone, vi chiedo le cose, se non volete esporvi personalmente, massimo rispetto. Via, ripuliamo un po', ci sta. Io credo di essere abbastanza riconoscibile come milanese. Non sono spinto, uè figa, per i sushi, però ogni tanto mi escono belle, belle potenti. C'era una mia ex di Lecce. Adesso è una bella città. Cioè, di origini di Lecce, poi in realtà non viveva a Lecce perché sennò sarebbe stato un po' difficile. Allora, pure io ho chiesto lo stesso dove venissi. A me? Beh, dai, bene, vuol dire che sono abbastanza neutrale anch'io. Comunque ho messo, vedete, questi spot puri, di colore puro. Ah, hai vinto la Battle Royale, Lorid, grande. E adesso con il White Spirit, quello in odore della K, lo spargo. Io ho già capito che per certe cose dovrò penare perché non stanno venendo come volevo. Vabbè, è il bello della diretta, letteralmente. Spero che sotto sia già asciutto. Sì, sembrerebbe di sì. Poi mancano tutte le erbe, ovviamente. Naturalmente. Questo era meglio se non succedeva. Proverò a reinstallare tutti i driver qua della webcam. Speriamo bene. Cioè della fotocamera alla fine, che non è una webcam. Speriamo che il problema si risolva senza dover fare cambiamenti hardware. Cioè spendere soldi. Ma al di là di spendere soldi è anche proprio lo sbattimento. Dai, cioè non è possibile che ogni giorno uno deve mettere a posto qualcosa che partono da sole. Tra l'altro l'altra volta si parlava di Spelljammer, di D&D in generale. Mi sono fatto passare i manuali di Spelljammer di seconda edizione dal mio master e insomma dagli altri.
c'ho delle idee fantastiche per una campagna. Mi è venuta voglia di scrivere una campagna proprio super giga, con una prospettiva galattica espansa. Ci vuole il tempo. Ho sempre più il prurito di fare, di portare il gioco di ruolo in live. Io spero davvero tanto che quest'anno cambino un po' di cose per me, di avere più tempo per fare questi progetti che mi appassionerebbero molto. Io mi chiedo, può esistere un giorno in cui uno schiaccia star streaming e va tutto bene? A quanto pare no. A quanto pare non è per noi umani. E questo mi fa anche pensare agli streamer più grandi, più pro. Quanto impegno ci devono mettere? Perché probabilmente i problemi, cioè quelli grandi magari no, però quelli medi, che comunque però offrono un servizio di un certo tipo, non so, 70-100 persone a live, è medio, non è gigante, però c'è una cura dietro, c'è gente, tanta gente che guarda e tutto quanto. E chissà che sbattimenti che si fanno per essere sempre così impeccabili. Per esempio un Sabaku, credimi, pure lui c'ha disagi. Sabaku non lo seguo molto perché è cringio, senza nessun giudizio ovviamente verso la persona, che il suo modo di parlare mi mette un po' a disagio. Proprio gusto assolutamente personale. Tipo sul suo gruppo dice: starto dopo che non va quello, non va, ok, non va quello, non va quello, sì. Dai raga, sono le 6:25, io devo essere alle 7 in un posto, è impossibile, vabbè, sarò anche tardi. Diciamo che non farò il muro e adesso incollo un po' di cose. Facciamo il pigmento anche, usiamo quest'altro, terra d'ombra, e il pigmento terra d'ombra. Questo è molto più diluito. È un po' disagiante, però mi è utile. In che senso ti è utile? Hai una partnership. Un po' disagiante. Vabbè, opportunista. Dipende quanto male fai. Credo niente, per cui. Per le sessioni di Elden Ring. In che senso? Che impari a fare dei trick? Impari a come affrontare tu stessa Elden Ring? Elden Ring. Dai, è opportuno. Mi funge da maestro, cara. È opportunismo del tutto innocuo. Però è disagiante. E non so, boh. Non lo so. Almeno è paziente, certo. Ma no, ma assolutamente nessun giudizio umano. Per carità divina. Questo è un raid. Milky Art, ciao grande. Allora scusate, interrompo la carica delle galline fin da su. Che bello, mi state bombardando di roba coloratissima. Grazie ragazzi. Allora scusate se sono frizzato, oggi ho problemi tecnici, come potete vedere. Cioè la webcam della palette non funziona, la webcam mia è frizzata, la aquacam per fortuna sta andando, si vede poco, va. Salve Milky Art, grazie, super grazie del raid di sabato. Io normalmente non streamo il sabato, però oggi sì. Lorid mi ha suggerito di passare qua, infatti eravamo qua che chiacchieravamo. Grazie mille anche a Lorid allora del suggerimento. E come state? Come va, Milky? Io non ti conoscevo ancora, anzi guarda che ti metto subito il followino. Che brutta storia, guarda, sono veramente dispiaciuto per il fatto, segui, per il fatto che non mi potete vedere muovere.
Sono già due o tre giorni che mi fa questo effetto qua. Devo provare a reinstallare tutti i driver della webcam, se no, boh, vedremo. Grazie anche dei complimenti sulla miniatura. Oggi stiamo facendo solo la basetta. È ancora abbastanza indietro e quindi non è granché, ma credetemi che migliorerà molto. Visto che ci sono un sacco di persone nuove, vabbè, problemi tecnici è un hashtag che la mia amica Bad Penny, che c'è qui in questo momento, condivide con me. Purtroppo stavamo proprio parlando di queste cose qua. Fagli vedere le altre miniature, mi è mica incuriosita. Assolutamente sì, anche perché ormai è tradizione con Ride. Scusate, metto giusto ancora un po'. Sì, si è bloccata la cam. Sì. Ah, si è sbloccata, scusate, si è sbloccata. Ciao a tutti. Posso anche aumentare un po' la luce, così mi vedete meglio. Cioè, a vostro danno, perché vedermi meglio non è che sia sto gran guadagno. Però aspetta, voilà. Oggi, oltretutto, come sentite, c'è sotto la musichetta di un certo tipo. Normalmente abbiamo un mood più chilloso, poi vengo e vi porto gli altri pezzi. Normalmente qua chilliamo di più. Oggi ero molto stanco, non sono neanche abituato a streamare il sabato e quindi ho messo una musica un po' più energica, psytrance. In questo canale, giusto, mi presento, sono un pessimo streamer, non sono uno streamer. Mi presento, sono Giulio, ciao, sono molti giorni che non assumo psytrance, non è vero, la sto assumendo adesso. Qui troverete generalmente pittura miniature. Già sono 4 mesi che streamo, non è tanto. Ho già dipinto un po' di pezzi qua sul canale, adesso ve ne porto qualcuno che ho fatto. E tengo molto anche all'aspetto musicale, qui ascoltiamo spesso musica, mi piace portare musica poco conosciuta, appunto come la Psy, che è una delle mie passioni. Questa in questo momento è Psytrance full on. Normalmente abbiamo un mood più chilloso, però anche ci ascoltiamo magari la musica con la gente della chat, mi consigliano cose, a volte passa retrowave, normale, no? E ogni tanto sono anche abbastanza, no, esperto no, però un buon conoscitore di metal, specialmente estremo, quindi spesso parliamo di argomenti del genere. E adesso mi alzo un attimo, adesso che potete vedermi mi tolgo dall'inquadratura e vi porto qualche pezzo precedente finito, così ve li faccio vedere. E comunque grazie ancora, super grazie del ride. Là. Eccomi di ritorno. Grifone, esatto, ho già visto un grifone. Porto un po' sempre gli stessi, devo dire. C'è anche come ricompensa quello di fare il giretto della vetrinetta o di prendere un pezzo random. Eccolo il grifone. Vabbè, questo mi piace sempre molto farlo vedere, perché l'ho dipinto, ho fatto gli effetti anche in live, la palla di fuoco e tutto quanto. E sono molto soddisfatto, devo dire. È tutto parte della stessa commissione, anche di quel lord che sto facendo. Un grosso esercito di elfi. Di elfi alti, di Warhammer Fantasy, il vecchio Warhammer Fantasy, che adesso è diventato Age of Sigmar, ma non ha le stesse miniature, non ha le stesse regole e i vecchi giocatori non lo amano molto. Adesso mi piace anche la sua faccia bella incazzata, guardate che rabbia. Mi piace che questi elfi sono sempre distorti dalla rabbia. Poi ecco, meme del canale: io non ne capisco nulla di miniature, il mio lavoro è disegno digitale, ma è veramente colorata bene. Ti ringrazio tantissimo. Mi diceva prima Lorid che fai disegno digitale, fai game art, tra l'altro. Ti ho messo il follow perché sì. Complimenti per la cam, in che senso? L'acqua cam? Avevo un modo, ecco l'occhio del grifone, scusa, devo farvi vedere. Questo è meme del canale, anche questo l'ho fatto 100% qua in live. Ci ho messo una vita, ho scoperto che dipingere in live... Avete portato Dante's Inferno. Beh, allora, non conosco il gioco perché mi sono rifiutato, devo dire la verità. Perché io dovreste sapere, no, vorrete sapere neanche, comunque sappiate, che sono laureato in lettere triennale. E tesi, cioè, il mio periodo di riferimento preferito è il Medioevo. E sono più medievista che lettere moderne, insomma. E ho portato una figura dell'inferno di Dante, il Veglio di Creta, che è la statua fatta dei vari metalli che rappresentano le ere, le età dell'uomo, dall'età dell'oro all'ultima età, quella finale.
in quel caso nemmeno io avrei giocato, vedi? E quindi quando ho visto Dante's Inferno ho detto no, ma cos'è sta tamarrata, cioè vi prego. Comunque, il meme del canale è l'occhio del grifone, perché c'è un mio amico streamer che passa spesso, che si chiama il peggiore, che mi prendeva in giro perché diceva ma sei ancora lì a far l'occhio del grifone, con quanto ci stai mettendo a far l'occhio del grifone. Quello. In realtà ne ho fatti tre insieme di grifoni per la commissione, perché già che c'ero avevo gli stessi colori che giravano eccetera, li ho fatti tutti insieme, e però è rimasta sta cosa dell'occhio del grifone che vi metto in your face. Ecco l'occhio del grifone, poi c'è lui, i suoi occhi azzurri, poi il friendino. Questo pezzo sono molto soddisfatto, questo pezzo qua. Vedo le linee di fusione sugli artigli, sì, probabile. D'altra parte è livello da gioco alto, quindi certe cose dove le vedi? Qua? Aspetta che le indico. Questa? Forse? Questa magari? Beh, questa l'ho sfruttata come taglienza. Interno. Qua? Ci può stare, però tieni conto che visto da così, che è come lo vedi sul tavolo, la metti. Teso la cam delle minifigures che mette a fuoco bene. Ah, ok. È un telefono. È un vecchio iPhone che ma... sto facendo vibrare. Balliamo con la musica. Vabbè, basta. È un vecchio iPhone 6 che... con lo schermo rotto che mi ha venduto una mia amica ed è perfetto per queste robe qua, anche perché i telefoni vanno molto meglio di per esempio le reflex per prendere le miniature, per riprendere e fotografare le miniature, perché avendo le lenti molto vicine, avendo delle lenti molto piccole, hanno meno problemi con la profondità di fuoco, mentre una fotocamera grossa con l'obiettivo lungo come una EOS, magari se c'è il personaggio con la spada, cioè per esempio con la EOS qui si vedrebbe, non so, a fuoco qui e completamente fuori fuoco qui, oppure a fuoco la faccia e completamente fuori fuoco la coda, quindi è perfetto. Amazing Base, grazie Asurnil, scusa. Are you English speaking? We can speak English here. I'm not very used to, but I can force myself to do it. E l'ultimo pezzo che vi voglio far vedere, questo Electric Spanish, amigo. Ok, perhaps you can understand a little bit of Italian when I'm talking, but if you need anything I can answer you in English, so feel free to ask anything you like. Questo qua è un pezzo invece non è da gioco. Normalmente io faccio un livello da gioco alto che mi permette di avere risultati un po' più in fretta e non impazzire. È un mercato proprio diverso, diciamo. E questo qui invece è un pezzo un pochino più curato, diciamo, a livello un pochino più alto. Gli ho fatto tutta la basetta, deve ancora venirlo a prendere il cliente, però è molto carino, cioè è simpatico. Poi i goblin sono sempre simpatici a fare perché sono un po' ironici, no, come pezzi. E niente, questi sono un pochino dei pezzi che ho fatto. Ne ho fatti, cioè, io dipingo in realtà su commissione da tanto tempo. Quest'anno è il decennale, raga, è il decennale. A maggio? È maggio! Attenzione, devo organizzare qualcosa. Spoiler, no. A maggio sono 10 anni che dipingo su commissione. Mega figo. Dovrei pensare a fare qualcosa, che ho una vita molto piena in realtà, perché faccio vari lavori e faccio un po' fatica a esistere. A esistere pienamente. Come un essere umano riuscito. Troverete anche molta ironia, amara ironia su me stesso, ma è solo una posa, non vi preoccupate. Maratona di compleanno estendibile, non credo di farcela. Però potrebbe essere un'idea. Il mio compleanno sarà il 26 maggio. Non pretendo niente, neanche dai miei parenti. Adesso stiamo mettendo un po' di pigmento. Diluito nell'olio. Io in realtà devo staccare molto a breve. Oggi è una live un pochino estemporanea perché devo uscire, ho un compleanno non il mio. Per tornare in tema compleanni, dovrò fare anche un lavoro ad aerografo qua sulla basetta, per esempio per il bordo. Vabbè, manca ovviamente il muretto. Ho esagerato, un po' di white spirit. Oh, e dai. Ok.
Questo purtroppo è un pezzo la cui scultura è molto vecchia. Prima o poi tornerà anche il tuo compleanno. Pazienza, comunque io ho pazienza con le persone, ma non con queste cose. Beh, probabilmente è il contrario, io non ho molta pazienza con le persone. Sta uscendo un bruttissimo quadro di me, scusate. Non sono davvero così. Ma guarda, ti dirò, molte persone quando vedono i lavori sulle miniature mi parlano di pazienza. Sicuramente è vero, cioè è una cosa compresa nel pacchetto, diciamo, delle skill richieste per fare questo lavoro qua o questo hobby qua. Però ti dirò che utilizzando le tecniche giuste, sapendo come muoversi, in realtà non è così pesante come potrebbe sembrare. Era molto pesante all'inizio, o comunque diciamo fino a metà del 2000, perché non si conoscevano tante tecniche che si usano adesso che possono velocizzarti di molto il lavoro e anche renderlo più divertente. Io ho smesso di fare il livello display perché mi rompeva un po' le scatole stare troppo tempo su un unico pezzo. Io ho anche, cioè, senza menarmela a sproposito, però ho partecipato a dei concorsi anche internazionali, ho vinto qualche premiettino nell'ambito del modellismo nel 2013. E anche i materiali sono cambiati, infatti. E poi però ho mollato un po' sono cambiati molto, tra l'altro, non parlavo prima, ho fatto vedere delle sculture di dei pezzi che devo fare. E sono, rispetto a questo è un pezzo degli anni 90, ok? Di fine anni 90. La scultura è imprecisa, gommosa, è vecchia, ha il suo fascino, perché le sculture old school hanno il loro fascino, specie per chi le ha vissute ai tempi, no? E quindi è un po' come tornare bambini con certi pezzi. Però adesso vi faccio vedere della roba che devo fare a breve. Cioè, guardate il livello di dettaglio. C'è già un pre-shading, però si vede comunque che c'è una precisione, un dettaglio diverso. Diverso. Questi pezzi si dipingono da soli, in un certo senso, specialmente appunto con nuove tecniche e materiali che sfruttano molto di più la tridimensionalità del pezzo rispetto alle vecchie tecniche che erano di pittura pura, diciamo, e dove dovevi tu interpretare tutto. Queste sono di plastica, né resina né metallo. Sono leggera, meravigliosa, comoda, amata plastica. Il metallo io non lo apprezzo, perché oltre a essere una superficie più porosa, meno precisa, meno liscia, oltre al fatto che, specialmente nei pezzi da gioco, se ti cade una miniatura di metallo esplode letteralmente, cioè ti trovi le braccia e le teste ovunque sul pavimento a 10 metri di distanza, e poi basta toccarlo un attimo sui bordi che il colore se ne va, si scrosta, si stacca. Mentre invece sulla plastica regge molto di più, quindi sono anche più comode da dipingere perché le puoi toccare, le puoi maneggiare in modo un po' più semplice. Tanto è finita la musica e io la rimetto. Chi mi ammazza? Oh, in media sera. Ecco qua. Quelle di Infinity sono di metallo, però sono nuove. E quindi sì, hanno tutti questi problemi che se le tocchi si stacca, però sono comunque sculture belle, più belle di quelle anni 90 di sicuro. E pezzi di Infinity a me piacciono molto, sono molto fini, hanno delle sculture molto fini e anche un'estetica particolare molto bella, molto giappa. Piacciono veramente tanto i modelli Infinity. Facciamo così, prima di staccare questi ultimi 10 minuti, diciamo, sì. Sono bellissime, se sti cannoni esplodono, sì. A meno che non le imperni tutte. Quelli di metallo sono più l'esposizione. È giusto per un motivo quello che dici. Cioè, per fare gli stampi, cioè per produrre delle miniature di plastica, hai bisogno di stampi molto costosi e quindi devi fare tirature molto alte. Allora cosa succede? Che le miniature di plastica sono in genere solo di giochi fondamentalmente, o board game o war game. E quindi le miniature studiate per i giochi, a parte che hanno una scala più piccola rispetto ad altre di cui adesso andiamo a parlare, hanno una scala più piccola perché sono usate come pedine fondamentalmente, e quindi hanno anche una capacità di dettaglio un po' minore.
E mentre invece quelle da esposizione spesso sono fatte da per un mercato molto più piccolo, da case molto più piccole, in tirature molto più piccole. Quindi sono in metallo, secondo me le farebbero anche volentieri in plastica. Però sono in metallo perché hanno degli stampi più economici che possono sostenere economicamente delle tirature più basse. Adesso si fa molto con la resina, per esempio, più che il metallo. Il metallo credo che non si usi tanto più, non so quante. Cioè, la Infinity non conosco bene le sue logiche produttive e le sue scelte di mercato, come dire. Però tantissime miniature da collezione di adesso, di case piccole, sono in resina. Perché fanno. Allora, vi leggo. Quelle peggiori mai viste, che ti spacciano già pronte alle vigie, Wizard of the Coast di D&D. Ok, sì, ne ho avute anch'io alcune fra le mani. Ne ho una, peraltro. Ne ho una qua che mi è stata regalata. E sono abbastanza oscene, effettivamente. Sono abbastanza oscene. Stampa 3D, sì, ma con dei ma. Cioè, io so, per esempio, adesso si fa molto scultura digitale. Intanto smanetto e attacco un po' di ciuffetti, almeno di quest'erba qua, così vediamo un qualcosa di un pochino più finito prima di che io stacchi. Non riuscirò a finire tutta la basetta, anche perché mancano vari elementi vegetali, tipo metterò dei muschi. Scusate, ecco. Facevo vedere prima muschi, comunque metterò elementi vegetali reali, secchi, che sono fighi, dettagliati e svolgono il loro scopo. Sto vedendo che rispetto al solito sono molto più scuro, chissà perché, non so. Ok, così sono un po' più illuminato io. Allora, stampa 3D, effettivamente molti adesso fanno scultura digitale e è una cosa che ha senso e funziona, perché esiste un livello, diciamo, di stampa 3D di altissima qualità, però parliamo di master che poi vengono replicati in resina. Cioè, si fa il master in stampa 3D, poi si fanno gli stampi, e sono stampi abbastanza semplici, in gomma siliconica e tutto, e poi si fanno le tirature in resina. Questa è una tecnologia abbastanza semplice e abbastanza economica. Il master, però, di una miniatura veramente di alta qualità da vendere, costa migliaia di euro. Un master in stampa 3D a resina. Però si fa, cioè uno fa il suo business plan e si fa. Io conosco, diciamo, ho amici o conoscenti che hanno questo enterprise, fanno questa roba. Ciao Sixt, grandissimo, grazie per essere qua. Corvus Belli di Infinity sta passando alla resina, secondo me fanno bene. Cioè, il peso della miniatura, ho sentito molto spesso questo discorso qua da vecchi giocatori di Warhammer, per esempio. Ma la miniatura che pesa poco, boh, sembra che valga meno, in un certo senso. E ci sta, è una cosa che psicologicamente posso capire. È come... è il contrario della giocattolosità, no? Come quando, non so, prendi un device, un telefono, e se lo senti leggero dici, boh, cos'è sta plasticotta, cos'è sta cosa, invece lo senti bello pesante, qua c'è il metallo, quindi costa, quindi è fatto bene. In realtà no. Ciao Sixtone, oggi si balla anche qua, Sixt. Faccio uno shout, andate a trovare anche il mio amico Sixt. Mi dia 2 etti di miniature. Ma te scherzi, io ho le bag di vecchie miniature anni 90 che non dipingerò mai e che veramente potrei vendere al chilo. Faccio uno shout, andate a trovare il mio amico Sixt che fa delle live molto fighe, DJ set. Si è spenta la telecamera? Guardate. Ok, fa dei DJ set molto fighi, di ambito oscuro, EBM, metal, Dark Wave, Synth Wave. Io purtroppo vi devo salutare, che ho la cena da preparare. Buon proseguimento, ancora complimenti. Super super grazie Milky Art del ride, di essere passata, della compagnia e delle chiacchiere. Ti ho dato il follow-in, spero di beccarti nelle tue live o da qualche altra parte. Grazie ancora e buona cena. Adesso faccio lo shout a Sixtone. Voilà.
a trovarlo, che se non erro, sì, non erro, è anch'egli membro degli Streamers Assemble, che è un gruppo di piccoli streamer che hanno unito gli sforzi per supportarsi e creare qualcosa di sempre più bello su Twitch. Io non ne sono parte ufficiale, ma sono amico, sono letteralmente ormai amico di tanti dei componenti, dei membri, ed è una bellissima iniziativa che vi consiglio di sostenere, di andare sul sito streamersassemble.it eccetera eccetera. Sei anche tu un assemblato, perché ci sono proprio dei motivi per sta cosa che dico, perché molti mi avevano parlato di Twitch come un posto tossico, diciamo, cioè, o comunque con potenzialità tossiche, con gente un po' così cos'ha. Io invece sono stato fortunato, ho trovato subito o solo gente veramente in gamba e belle persone, e quindi mi sto vivendo l'avventura Twitch in maniera positiva anche grazie a iniziative di questo tipo. Sono un chiacchierone oggi. E dire che avevo detto no, boh, raga, oggi sono stanco, vi lascio la musica, balliamo e basta. Si è anche ripresa la fotocamera, non lo dico troppo in fretta, cioè non lo dico troppo forte. Cerco di dare questo colpo di coda e attaccare almeno i ciuffetti d'erba e poi stacchiamo, che già ritarderò e già verrò sgridato oggi. Ma va bene, tutto per il metal. No. Io sono stato molto fortunata. Aspetta, vediamo un po'. E qua c'è della roba che mi interessa. Ride Shiba, è uno Shiba quello? Non vedo bene. Ah, Shaggy lo conosco di nome? Credo di non averlo mai visto, però. Però sì, è uno dei medio grandi, insomma. Io sono stata molto fortunata, ma ho avuto forse un potenziale assaggio di veleno. Ti va di parlarne? A me interessano molto ste cose, non per gossip negativo, ma perché mi piacciono le storie delle persone, mi piace conoscere ed esplorare le dinamiche umane e appunto quello che la gente... cioè capire le dinamiche nella testa delle persone, cosa succede, perché eccetera. Quindi mi piacciono molto le storie delle persone senza volontà di gossip negativo. Poi, cioè, chi mi conosce non sa che a me non me frega niente di niente. Sono uno abbastanza qui, sono molto neutrale, cioè non giudico poco, mi faccio poco toccare dalle cose, porto poco rancore, sono sciallone. Però curioso, quello sì. Come diceva prima, abbiamo parlato di Dante. Come dice Dante nel canto 26esimo dell'Inferno, che è il canto di Ulisse, come dice Ulisse in realtà nel canto 26esimo, qualcosa è e dei vizi umani e del valore. Cioè era Ulisse parte perché voleva conoscere, fra le altre cose, i vizi umani ed il valore. Sempre umano, e quindi mise sé per l'alto mare aperto. Conosco bene questi versi perché nel mio EP del 2010 di Death Grind anni 90, la prima canzone si chiama Varcando ogni limite, la trovate anche, vi faccio musica, viene? No? Music? Qua trovate nel mio canale YouTube un po' della mia musica, per chi fosse interessato. E la prima canzone, che si chiama Varcando ogni limite, è una canzone appunto sul varcare i limiti, la volontà di varcare i limiti della conoscenza, del permesso all'umano da parte di Ulisse, che lo porta poi a dannarsi, però epicamente, come dire, infatti ancora ne parliamo. La questione è molto semplice, mi sembra comunque abbastanza scontato pensare che non siamo tutti uguali né su Twitch né nella vita. Ok. Sì, non siamo tutti uguali né su Twitch né nella vita, sicuro. Però hai avuto, mi sembra, un'esperienza negativa, dicevi. Intanto passiamo a un po' di incollino. Di incolleggio. Sono stati addosso, quindi
ha rotto le palle qualcuno, ha rotto le scatole, dai, facciamo una stream. È una stream 18 più questa, quindi posso permettermi le parolacce. Quindi, mi devo sbarcare qui come streamer. Non so, forse ha dato fastidio. Ah, ok. Sono agganciato al tuo racconto come a un episodio focale di una serie TV. Scusate se sono zitto, anche sto un po' sto ascoltando la musica, un po' sto sono focalizzato su quello che sta dicendo Penny. Minchia droppone intanto. Tanto come vedete stiamo attaccando tutti i ciuffettini. Questi sono comprati, infatti lo vedete, sono verdi, verde un po' innaturale, cioè diciamo la materia vegetale seccata reale non ha questo colore, però sono molto utili, sono molto utili. A parlarmi uno troppo dolcemente di qualcosa che non regge più di tanto, parlandomi di quanto possono essere crudeli le community, che in realtà lui voleva difendermi parlandomi, ok. Una specie di manipolazione. Vieni, vieni che ti aiuto io. Fa molto. Poi io non lo so, non so di cosa sta parlando, però l'idea, l'impressione così è un po' di lupo travestito da agnello. Vieni, vieni che ti difendo. Gnam. The wolf in sheep skin. Devo evitare certi argomenti, evitare certi format, certi contenuti. Oh, mi sembri la mia macchina che suona che non ho la cintura. Zio, lasciami stare. Community tossiche ci sono ovunque purtroppo. Sì, l'altra volta parlavamo qua anche di League of Legends. Proprio che community tossiche. Ora francamente io posso essere tutto, meno che una minaccia per gli stream. Addirittura una minaccia. No, ma cosa voleva sto qua? Boh. Miremo che una stream è una minaccia. Ah, cioè evitare certi argomenti perché sennò pesti i piedi a qualcuno e allora poi si vendicano sta roba qua. Tra l'altro hashtag si vede. Vedete che la emote si vede. Aveva senso perché stavo di pitch, cioè ok, si vedeva cosa stavo facendo, però la maggior parte della miniatura era qua dietro l'acqua cam. Se era qui era meglio. Sea of Thieves, anche in so sono un po' tossici. Dai, ci sta, ci sta. Io ho seguito per un po'. Ho seguito per un po' Sea of Thieves competitivo dal mio amico di cui parlavo prima, streamer abbastanza, cioè medio grande, Zantrulla. L'ha portato per un sacco di tempo, ha vinto anche il Sea of Champions con la sua squadra che erano la Buffo Crew. Molto divertente Sea of Thieves, lo portava bene lui, mi piaceva tanto. Poi sono girate le cose, non l'ha più portato per vari motivi. Non avevo percepito questo elemento tossico, ma forse perché lui lo portava molto bene. O forse perché non giocandoci effettivamente non mi beccavo io i tossici, ma ero protetto. No, mi sono fermato con quella faccia da scemo. Tutti gli amici si avvicinano e poi ti uccidono e ti affondano la barca. Ok. I Reaper. Sì, tu dici non ti lasciano fare. Non ti lasciano fare tranquillamente le tue quest. Quindi io ho abbandonato community, gruppo, Telegram, canale, server Discord, tutto perché non voglio averci a che fare. Hai fatto bene. A parte il disagio che mi crea. Ma sì, ma poi boh, non lo so.
sono comportamenti veramente così così, anche perché sono guerre dei bottoni, voglio dire, non è che ci sono le decine di migliaia di euro di mezzo, cioè uno sta facendo la sua cosa col suo canale, devi andargli a dargli consigli paternalisti, fai questo, fai quello, che se no, ma esatto, io faccio quello che voglio nel mio canale, ma ci mancherebbe altro che arriva la gente a dirti, anzi, dovevi fare il contrario. Ah sì, mi stai dicendo così, allora mi sa che evidentemente sto facendo bene, perché se hai bisogno di proteggermi per il mio bene impedendomi di fare certe cose, vuol dire che forse le sto facendo talmente bene che hai bisogno di dirmi così. Vabbè, io ho un'età, come dico sempre, ho un'età di un certo tipo. Per cui, qua mi... Oh no, mi scrivono. Ragazzi, sto ricevendo dei messaggi minatori. Perché dovrei essere in un posto e non mi sono neanche ancora lavato la testa. Quindi, vabbè, incollo questi ultimi due cosini e mi beccherò gli insulti. Intanto, comincio a salutare tutti. Vi ringrazio tantissimo delle chiacchiere, non mi aspettavo ci sarebbero state persone, perché al sabato di solito non c'è nessuno, e ci sta, non sto rosicando, ci sta. Quindi ringrazio a maggior ragione tutti quelli che hanno mantenuto compagnia finora e che hanno reso questa live bella e simpatica come sempre, e più di sempre. Ringrazio, esci dal gruppo minatorio, sono anche tornato visibile, quindi bene, vi posso salutare guardandomi in faccia più o meno. Se voglio disegnare goblin nel mondo di Miyazaki che giocano a D&D con i personaggi di Tekken, sti cazzo. Ma era questo il genere di... Era questo il genere di critica, no? Non dovresti disegnare quello. Allora ci disegno anche sopra... Non lo posso dire. Dicevo, amici, super grazie. Grazie tantissimo alla compagnia, specialmente a Penny, Sixth e Lorid, che mi hanno tenuto un sacco compagnia. Grazie tantissimo a Milky Art che mi ha fatto il raidone. Super grazie, spero di vederla presto sul suo canale o di poter ricambiare in altro modo. E comunque in generale, grazie anche a tutti quelli che stanno in lurk, non lo dico mai, ma grazie tante, perché Twitch è molto più quello che in realtà l'interazione, cioè c'è tanta gente che guarda e ha un grande valore, perché comunque sta scegliendo te per quello che stai facendo e per far sì che gli si tenga compagnia. Non so più parlare italiano, altro che laureato in lettere qua. Oh, cosa sto facendo? Quindi grazie veramente a tutti quelli che, come sempre, cioè anche stavolta, non come sempre, quelli che anche stavolta hanno scelto di passare un po' di tempo in mia compagnia. Cerco un raidino da fare e vi saluto prima di beccarmi i pestoni in faccia da gente delusa dal mio comportamento. Tanto ci siamo abituati a deludere le persone. C'è De Pescio, c'è il Satana, per andare dal Satana, o forse no, mi sa che l'ho raidato l'altra volta il Satana. C'è Sabaku che ha 0 view. Io raido Sabaku con 0 view. Dai, andiamo dal Satana, dai, per una volta andiamo dal Satana. Oppure se avete... Andiamo da insert, dai, che non vado mai, non ci sono mai andato. Andiamo da insert coin. Vi porto da insert coin. Copio. Insert coin, che peraltro è un altro... Era in fiera a Carrara. Ah, non sapevo niente. Che fiera c'è, eh? Che fiera c'è a Carrara? Tanto sta partendo il raid. Rimanete per il raid, fatemi fare una bella figura. Per favor. Mi sono piantato di nuovo con la webcam, ma non si può. Non si può far così. Bella, bella per tutti, raga. Grazie ancora di tutto. E alla prossima. Raidino. Grazie tante, raga. Un abbraccio, vi voglio bene. Cosplay e libri game, ok. Restate per il raid, a presto. Yoooo!